Ciao Gobaci, buon pomeriggio. Allora, pausa nazionali. E anche stavolta mi tocca fare un video un po' più approfondito sulle ultime vicende juventine, soprattutto quel post-Juve Roma dove purtroppo ho visto scatenarsi sui social la solita ridda di cazzate da una parte e soprattutto dall'altra. Da una parte che purtroppo, ahimè, inizia a crescere, una parte di tifosi che credevo, una minima parte di tifosi che credevo più ragionevoli di altri, e poi c'è i soliti pagliacci dall'altra parte, ma vabbè, ma questo ho deciso di non menzionarli manco più. Io avrei gioco facile, anzi, ho gioco facile, perché bene o male avevo previsto tutto. Avevo previsto tutto. C'è chi si è lamentato, un solo tiro in porta in 90 minuti, e questo e quest'altro. Allora, quando Thiago Motta era solo un'ipotesi, parlo dell'inverno scorso, poco meno di un anno fa, quando Thiago Motta era solo un'ipotesi, o meglio, dopo Juve-Bologna, proprio di questi tempi, dopo Juve-Bologna 1-1 dell'anno scorso, si cominciò a favoleggiare su Thiago Motta. Io di più li avevo avvertiti, perché io li conosco i miei polli. Su via, alzi la mano, guardate, gente che si riempie la bocca di De Zerbi, perché allora furoreggiava ancora il Brighton di De Zerbi, che sta facendo bene anche a Marsiglia, sottolineo questo inizio di campionato, anche se purtroppo la Liga non ci è concesso vederla come l'Eredivisie quest'anno, speriamo che succeda, che ci siano sviluppi a breve, va. Stavo dicendo, quando l'anno scorso incominciò la febbre Motta, dopo Juve-Bologna 1-1, io sapevo benissimo che gente che esaltava De Zerbi, esaltava Guardiola, esaltava Italiano, non penso avesse il tempo di guardare il Bologna di Thiago Motta. Per inciso, non ho guardato neanche io più di tanto. Il Bologna l'ho guardato quando ha giocato con la Juventus, quando ha giocato contro l'Inter, quando ha giocato contro il Napoli, quando ha giocato contro la Roma, e quel famoso 0-0 di Coppa Italia che qualche invasato fece passare come una partita di Premier League, qualche inva telecronista invasato, completamente invasato direi, che purtroppo continua a essere Bibbia per certi deficienti di tifosi juventini. Ma vabbè, ma questo è un altro discorso. Io in tutte queste partite che ho visto di Thiago Motta, ho visto del Bologna di Thiago Motta, io ho visto una squadra molto ben impostata tatticamente, la cui caratteristica, quale era che io vi dicevo? Quella di saper aspettare l'avversario per poi infilzarlo in contropiede, fare un bel possesso. Ma quando la squadra di Motta fa un bel possesso, o quando è in vantaggio, oppure in situazioni a lei favorevole, con il Bologna lo era il pari di 2-2 a Milano, il pareggio, l'altro pareggio 2-2 sempre contro il Milan a Milano, l'1-1 di Torino, dove facevamo una fatica boia per pareggiare quella partita. E la stessa cosa l'anno precedente, quella del rigore sbagliato di Milik. In situazioni di vantaggio, al che io osai dire: guardate, quando la febbre Motta cominciava sempre più ad alzarsi e cominciò a diventare una seria ipotesi di panchina sulla Juventus, guardate che non vi aspettate l'Ajax di Cruyff quando arriva Motta, perché Thiago Motta ha un gioco molto simile a quello di Massimiliano Allegri, prima maniera. L'Allegri di Cagliari, tanto per intenderci. L'Allegri di Cagliari, anzi per certi versi, era anche un po'
decisamente più il Cagliari di Allegri era decisamente più offensivo e propositivo del Cagliari di Motta, del Bologna di Motta, se voi andate a ricordare quelle partite. Il Cagliari di Allegri, ricordo, andò in casa dell'Inter di Mourinho a fare la partita. Io cosa dicevo allora? Ma te lo puoi permettere col Cagliari di giocare così? Male che vada, perdi la partita, comunque esci a testa alta. In una grande squadra queste cose non le puoi fare, perché il risultato diventa la prima cosa. Hai voglia Scanavino a dire guardiamo le nuove generazioni? No, no. La tradizione della Juventus non la scalfisce un contabile, capito? E il tifoso della Juve, in stragrande maggioranza, è sempre quello per il quale vincere è l'unica cosa che conta. Hai voglia di fare proclami noi. Però, attenzione, le parole di Gatti le avete sentite, no? Le partite non puoi, o di Bremer, le partite, perché io le interviste non le seguo quasi mai, le partite che non puoi vincere non le devi perdere. Ma è normale, quando giochi in una grande squadra dove il risultato è tutto, dove non puoi accontentarti degli applausi degli addetti ai lavori, è normale che si agisca così. Io poi su Motta si sono fatti tanti di quegli equivoci. Motta è un allenatore che è un ibrido, è una sorta di ibrido, è un allenatore risultatista. Che lui ha avuto come maestri anche Mourinho, non ha avuto solo Rijkaard al Barcellona, ha avuto anche Mourinho e Ancelotti come allenatori, oltre a Gasperini, ha avuto anche Mourinho e Ancelotti, il signor Thiago Motta, e con questi ci ha vinto, a differenza che con Gasperini. Quindi conosce benissimo la differenza tra giocare in un Genoa e giocare nel Paris Saint-Germain, nel Barcellona o nell'Inter. Lui lo sa, o nell'Atletico Madrid, perché ha giocato anche lì pochissimo. Lui lo sa benissimo come funziona. Lui ha una caratteristica, essendo cresciuto nel Barcellona, è cresciuto con l'idea del mantenimento del possesso palla. È lì che c'è una piccola differenza con Massimiliano, anzi una fondamentale differenza con Massimiliano Allegri. Mentre Allegri basava a Cagliari più sulle giocate dei Cossu, dei Matri, degli Acquafresca, Tiago preferisce l'attacco ragionato, però adesso chiaramente Tiago, perché io vi dicevo ragazzi, 6 gol di cui uno su rigore, uno a schemi saltati e 4 in contropiede e 4 in ripartenza, perché vi dicevo voglio vedere questa Juventus contro una difesa schierata, io ve lo dicevo apposta, perché col Bologna è più facile trovare difese sbilanciate, con la Juventus è più difficile, con la Juventus, con l'Inter, col Milan, tutto quello che volete, è che inevitabilmente ci sarebbero stati meccanismi da oliare. Quindi non è il caso né di fare drammi in un modo, né di fare i soliti pigli in culo nell'altro. Non è il caso. Ricordate, io da questo inizio di campionato mi aspetto 7 punti, e 7 punti sono stati. E 7 punti sono stati. Vi dico la verità, io ero convinto di pareggiare a Verona e battere la Roma. Io ero convinto, perché non credevo che la Roma perdesse con l'Empoli. Non più per questo che per altro. Poi è normale che la Roma, dopo la sconfitta in casa con l'Empoli, guai a perdere a Torino, dove, ragazzi, per un romanista più odiata della Juve c'è solo la Lazio. Oddio, certe volte addirittura è il contrario, eh. Quindi la partita con la Juve è con il derby la partita dell'anno per loro. Quindi io me l'immaginavo che loro sarebbero saliti a Torino in un certo modo. Poi, essendo una squadra molto fisica e di rottura, a centrocampo, Cristante, Mancini, giocatori molto fisici e di rottura, era prevedibile che l'avrebbero messa sulla fisicità. Era ampiamente prevedibile che l'avrebbero messa sulla fisicità, Dobic, era abbastanza prevedibile. Proprio questo è il problema della Juventus. La Juventus riuscirà
la Juventus di Motta, che in riconquista e ripartenza è stata micidiale con lo Como e Verona. Attenzione, non bisogna neanche sottovalutare queste due vittorie. Il Verona ha 6 punti. Il Verona ha 6 punti. Ha dato 3 pappine al Napoli e è andato a vincere in casa del Genoa. Cioè, tu con Napoli, tu ce l'hai di seguito, Napoli e Genoa. Non lo so se riesci a fare 6 punti fra Napoli in casa e Genoa fuori, Il Verona ci è riuscito, quindi non sottovalutiamo il Verona e non sottovalutiamo la vittoria di Verona. Così come non c'è da sottovalutare la vittoria del Como. E ve ne accorgerete a Como la partita di ritorno, perché è normale, adesso è una squadra completamente nuova con certi innesti, Sergi Roberto addirittura, Varane, cioè gente che ha vinto la Champions League. Ce la voglio vedere al ritorno la Juventus contro il Como, quando avrà oliato ben tutti i meccanismi. Quindi non fatevi ingannare da questo inizio un po' così del Como, a parte che ha giocato 3 volte fuori casa. Quindi è solo questione di amalgama e prima o poi la troveranno. Quindi non ci deve disperare il pareggio con la Roma, come non ci deve esaltarsi per la vittoria contro Verona e Como. E nelle cose, due squadre che hanno voluto fare la partita contro la Juventus, al primo errore di impostazione hanno preso gol e la partita si è messa sui binari perfetti per Thiago Motta. Perfetti. Ricordatevi, il problema della Juve di Thiago Motta, sapete quando si porrà ancora di più? Quando andrà sotto. Quando andrà sotto nel punteggio. È lì che si porrà il vero problema della Juve di Thiago Motta. È lì. Poi, io su Thiago ho posto un appunto. Nico Gonzalez, l'ingresso di Nico Gonzalez. Ecco, io avrei tolto Yıldız perché non mi è piaciuto completamente contro parere mio personale, io avrei tolto Yıldız che non mi è piaciuto come ha giocato. Poi non entriamo nelle dinamiche di sponsor, eccetera, eccetera. E vabbè. Però capisco anche la sostituzione di Thiago Motta, eh. Capisco anche il cambio con Vlahovic, io lo capisco pure, perché lui sicuramente lui avrà fatto questo ragionamento. Essendo la difesa della Roma rocciosa, Ndicka, Mancini, Cristante che spesso arretra, questi giocatori contro i quali Vlahovic andava sistematicamente a sbattere, io sono convinto che Thiago abbia voluto privare questi giocatori di un punto di riferimento inserendo Nico Gonzalez. E guardate che se la stagione si mette bene, spesso vedremo Nico titolare e Vlahovic in panchina. Non mi stupirei di vedere Nico titolare e Vlahovic in panchina. In fondo Nico Gonzalez è molto più simile come caratteristiche a Zirkzee che aveva a Bologna lui rispetto a Vlahovic. Mi spiego? Che lui vuole una punta centrale che sappia dialogare tecnicamente con i centrocampisti. Ecco, una sorta di falso 9 o di punta centrale atipica, come era Zirkzee. Lui aveva Arnautovic, lo ha panchinato. E ha trovato Zirkzee e il suo gioco è migliorato. Quando lui panchinò Arnautovic a Bologna sembrava la fine del mondo. Invece con Zirkzee lui riuscì a ottenere quel calcio che voleva, il calcio di possesso che lui ha imparato a Barcellona con Rijkaard. Ok, questo è stato, lui da Guardiola non è mai stato allenato a Barcellona, da Rijkaard sì, anche se l'evoluzione guardioliana nasce sulle basi poste da Rijkaard, solo che Rijkaard dava più spazio alle individualità, Deco, Ronaldinho, eccetera, eccetera. Non a caso, quando si passa da Rijkaard a Guardiola, Deco e Ronaldinho vengono impacchettati e spediti altrove. Quindi, questo è, io penso che lui abbia tolto Vlahovic e inserito Nico Gonzalez proprio per non dare riferimenti alla squadra. Quando sento dire quel bel cross, se ci fosse stato Vlahovic, allora, sapete qual è il problema? Uno degli schemi che Motta deve maggiormente oliare è l'inserimento del centrocampista da dietro.
Elis, che era quello che doveva fare Sarri, che era quello che doveva fare Sarri l'anno in cui arrivò e che non fece. La ricordate la Juve di Sarri? Dybala a destra, Ronaldo a sinistra e in mezzo nessuno. Lì cominciarono i problemi di gioco della Juventus. Lì cominciarono. Difatti, le migliori partite della Juve di Sarri è quando ha giocato Higuaín, che oramai era in netta fase calante. Perché? Perché aveva il punto di riferimento centrale. Dove deve migliorare la Juventus? Per esempio, ti manca Vlahovic, c'è Nico. Si deve inserire il centrocampista centrale, il Douglas Luiz, il Koop Meiners e anche il Kiefer Thuram, per l'amor di Dio. Lo stesso Locatelli. Lo stesso Locatelli. E questi sono ancora meccanismi ancora da oliare. Quindi, io mi rivolgo ad alcuni juventini che credevo ragionevoli. Ragazzi, non ha senso criticare Motta. Ho letto anche presuntuoso, ma quale presuntuoso? Quale presuntuoso? Che gioca in gran parte con la squadra dell'anno scorso, con la Roma, anzi, peggio dell'anno scorso. Poi è entrato Douglas Luiz. Poi, su Douglas Luiz, non lo so. Forse non è ancora in condizione, ricordiamo che Douglas Luiz ha giocato la Coppa America e non era manco titolare, quindi io penso che, ribadisco, una Juve a centrocampo senza Kiefer Thuram e Douglas Luiz è inconcepibile, cioè va incontro a delle trambate micidiali. Questi sono alcuni dei meccanismi da oliare. Ti manca la punta centrale. Guardate che il Bologna dell'anno scorso non aveva una punta di peso come Vlahovic. Ora si inseriva Ferguson, ora si inseriva Ebischer, ora si inseriva qualche terzino, ora si inseriva Calafiori. Quella era la forza del Bologna. Sono meccanismi che deve ancora oliare Thiago Motta. E questo è. Perché le critiche o le lodi sperticate a Thiago Motta nascono tutte da un equivoco di fondo. Thiago Motta non è mai stato un allenatore giochista, non lo è mai stato. È la notte e il giorno rispetto all'italiano, rispetto a De Zerbi. Lo state vedendo il Bologna d'italiano, eh? Lo state vedendo il Bologna d'italiano. Udinese, Empoli e dov'è che ha giocato fuori casa? E Napoli? Fatto la miseria di 2 punti il Bologna d'italiano, la state vedendo la differenza? È vero, non ci sono Zirkzee e Calafiori, ma non è che hanno giocato Calafiori l'anno scorso ha azzeccato la stagione. Thiago Motta 2 anni fa Calafiori non ce l'aveva mica e Zirkzee non era titolare, eppure anche nella seconda parte di stagione 22-23 Thiago ha fatto bene a Bologna. Perché? Perché un allenatore pragmatico fatto passare per giochista dai soliti asini bercianti improvvisati esperti di bel giuoco. Tutto qua, tutto qua. Ora mi rivolgo, io vi capisco che per 3 anni abbiamo dovuto subire un'immane rottura di coglioni, sono il primo ad aver lottato su quel cazzo di X. E sul mio canale, io vi capisco che per 3 anni c'è voglia di mandare a fare in culo questa gente. Io la volevo mandare a fare in culo prima di voi, questa gente. Tant'è vero che l'ho completamente esclusa dalla mia vita, certa gente. Ok? Io sono il primo, ma questo non ci deve far perdere di vista l'oggettività, la realtà. Criticare Thiago Motta dopo un pareggio in casa, ragà, è da stupidi. È da stupidi. È da stupidi, lo dico. Così come sono degli emeriti deficienti quelli che, ecco, sono usciti fuori dalle foglie gli Allegriani. Vabbè, questi sono degli emeriti imbecilli, ce l'avessi di fronte uno di quelli, li gonferei la faccia a pizze. Guardate. Quindi a deficiente, non a scemo, non aggiungiamo più scemo, ok? Questo vi voglio dire soltanto. Per il resto, signori, ci sono meccanismi da oliare con l'attaccante e con gli inserimenti dei centrocampisti. Ora c'è questa discussione sul rinnovo di Vlahovic. Per come la vedo io, Vlahovic alla Juventus è un morto che cammina. Per come la vedo io, per come la vedo.
o rinnova certe condizioni, per come la vedo io, Vlaovic è un morto che cammina, per come la vedo io. Purtroppo, guardate che chi sono gli anziani rimasti della Juventus dell'anno scorso? Vlaovic e Gatti. Se Thiago ha dato la fascia di capitano a Gatti, che è arrivato dopo Vlaovic, fatevi due domande. Fatevi due domande. No, non vi fidate delle faccette, dei visi sorridenti distesi davanti alle telecamere. Evitate le conferenze stampa, si dicono solo cazzate al 90%. Si dicono solo cazzate. Le conferenze stampa iniziano a essere vere quando comincia a essere questione di vita o di morte, quando il risultato conta. Lì cominciano a essere più vere le conferenze stampa. Evitate queste recite, perché sono recite. Io non so come cazzo fanno certuni a fare dei video sulle conferenze stampa. Non riesco proprio a concepirlo, dove si dicono solo banalità. Per il 90% si dicono solo banalità. Questo è. Per il resto, sì, ho rosicato, potevamo essere solo in testa alla classifica, ma ragazzi, giusto per dirvene una, il primo anno di Lippi alla Juventus, si pareggiò con l'Inter in casa, era un'Inter disastrata che veniva dal 14esimo, dalla salvezza per un punto l'anno prima, Seno, Festa, Pia, era quest'Inter qua, eh. Noi si pareggiò 0-0, una partita praticamente identica a quella con la Roma dell'altra sera, identica. E poi sappiamo tutti come è andata a finire. Così come la Juve di Ferrara, che poi sarebbe arrivato a Zaccheroni, iniziò con 4 vittorie consecutive. Com'è andata a finire? La peggiore Juve che io ricordi è stata quella. La peggiore. Quindi, il calcio è pieno di, la storia del calcio è piena di squadre partite come il razzo e finite come al cazzo. Adesso faccio proprio la riba baciata. Ragazzi, iscrivetevi al canale e mi rivolgo non a quelli che berciavano, che per 3 anni hanno berciato, per quelli oramai non c'è più speranza di recuperarli, sono completamente partiti di cervello, quelli là continuano a inventarsi nemici che non esistono, tra l'altro, ma mi rivolgo all'altra parte, dove sono sicuro che alcuni seguono il mio canale. Ragazzi, non facciamo lo stesso errore, non diciamo cazzate, non diciamo cazzate. Partite anche dal presupposto che Thiago Motta 4-5 giocatori li ha avuti l'ultima settimana di mercato, non hanno fatto neanche la preparazione con la squadra. Cioè, e per questo bisogna citofonare i piani superiori. Prima vi convincete una parte e l'altra, e meglio è. Iscrivetevi al canale.